Bella raga, prima che inizi il video ci tengo a dire una cosa. Seguitemi su Instagram perché chi mi segue su Instagram è già da un giorno che sa che sono aperti i pre-order per le mie magliette. Per chi non lo sapesse, quindi per chi non mi segue su Instagram, sì, ho fatto delle magliette che adesso sono in pre-order. Difatti non ce l'ho neanche io. Queste qua sono le magliette, spero che vi piacciano. I pre-order saranno aperti fino a domenica a mezzanotte. Per chi volesse fare il pre-order deve scrivermi su Instagram in direct e lì ovviamente chiederò tutti i dati riguardanti la spedizione. Il prezzo delle magliette è 20 più 5 di spedizione. E questo è solamente il primo ciclo di magliette, perché se questa cosa va bene spero di fare molti altri cicli di magliette. Mi raccomando, affrettatevi ad acquistarle perché non sono illimitate, ma penso che ne produrrò 30, 15 tricolore e 15 monocolore. Quindi mi raccomando, se vedete questo video nel weekend, affrettatevi che i pre-order sono ancora aperti. Se volete una o anche tutte e due le magliette, contattatemi su Instagram, vi aspetto lì. Bella raga, buona visione. Bella raga, dopo giorni, quanti giorni sono passati? Ho ordinato il 7 maggio e oggi è il 24. Dopo 17 giorni, finalmente è arrivato il pacco che tanto aspettavo, Collective Bikes. Andiamo ad aprirla, sto morendo e pesa un macello. Ah, che fatica. Non so se ci rendiamo conto, ma è tipo enorme sto pacco. Andiamo ad aprire la C100. Prima però vi spiego perché l'ho acquistata. Dato che gli ultimi video in bici sono andati benissimo, ho voluto fare uno switch di bici, dato che mi sono appassionato tantissimo al mondo della bike life, soprattutto dei trick in bici, e una bicicletta come la mia, ovvero biammortizzata, non andava per niente bene. Quindi ho venduto quella, non per riparare il motorino, perché il motorino era già riparato, ma per acquistare la C100, ovvero la bici per eccellenza per impennare. Cosa cambia effettivamente dalla mia bici alla C100, o cosa cambia dalle bici generali alle C100? Le C100, oltre ad essere della Collective, che è una marca stragorda per biciclette, per bike life, hanno un telaio fatto apposta per impennare, con il carro posteriore molto largo per metterci i piedi. Soprattutto hanno una ciclistica veramente top per impennare, sono proprio studiate per fare quello. E dato che qui nella mia città c'era solo un ragazzo ad avere la C100, ovvero Zela, che saluto, ciao Zelino, ho voluto acquistarla anch'io, così da essere in due ad avere la C100 e a fare bike life serio nella mia città. A portare il bike life qua, in Piemonte. Prendiamo le forbicine con la punta arrotondata e andiamo ad aprire tutto. Eccoci qua. Tiriamo fuori tutto e vi faccio vedere un bellissimo time lapse. E qui abbiamo la nostra C100. Andiamo a spacchettare tutto il telaio e a montare la bici. Ok.
Ok, andiamo a montare il manubrio. Allora, rula 5. Ok, adesso andiamo a montare. Cosa andiamo a montare adesso? Il sellino. No, il sellino è l'ultima cosa. Andiamo a montare la ruota davanti. Però prima, dato che le bici da Bike Life non hanno il freno davanti, perché effettivamente non serve, per impennare non serve il freno davanti, andiamo a smontarci il disco, perché sono già andato a comprare un freno posteriore, dato che la C100, essendo americana, ha i freni invertiti, ovvero il freno posteriore è a sinistra, come sullo scooter. Quindi sono andato a comprare da un sito europeo un freno posteriore. Quindi andiamo a smontare il disco davanti e montiamo la gomma sopra. Poi smontiamo il freno anteriore, smontiamo tutto l'impianto frenante e andiamo a montare l'impianto frenante nuovo. Perfetto, smontato il disco davanti. Esatto, qui abbiamo i pedali. Campanello. Facciamo una bella roba, ci montiamo il sellino e ribaltiamo la bici. Questo qua è il sellino originale, cioè quello che esce con la C100 V2. Questa non è la C100 Pro ed esce con questo sellino qua. Dato che per fare i trick ho imparato con le mie esperienze che i sellini così, piatti, stretti, non vanno assolutamente bene, oltre alla bici completa sono andato ad acquistare anche questo sellino qua, sempre della Collective. Strafigo sto sellino, perché tutti quelli che fanno trick hanno questo sellino qua. Ho provato moltissime bici come la C100 di Zela, che ha questo sellino qui, o la bici di Vespa, che ha questo sellino qui, e veramente è tutt'altra roba fare i trick. Giusto per spiegarvi perché ho preso due sellini, ecco. Ruota davanti montata, adesso direi andiamo a montare i pedali e poi dopo andiamo a smontare tutto quello che non serve più. E anche l'altro pedale l'abbiamo montato. Ok, ci siamo. Ok, abbiamo smontato il freno posteriore. Ho smontato anche il freno anteriore. Per il freno posteriore ho comprato l'MT Sport, ovvero il freno che avevo sulla mia vecchia bici. Dato che ormai ero abituato a come frenasse questo freno qui, ho voluto continuare su questo freno, che soprattutto è ribaltabile, quindi si può mettere sia a destra che a sinistra, così da evitare di comprare un altro freno e dovermi abituare con un altro freno. Anche perché quelli che volevo non erano disponibili. Andiamo a rimontare la manopola di là. Perfetto. Rimontiamo la manopola e il tamponcino di là e la bici sarebbe finita. Abbiamo ancora da montare il sellino, quindi andiamo a concludere effettivamente la C100. Mi sono reso conto solo ora che la telecamera aveva smesso di registrare, non so da quanto. Fatto sta, abbiamo finito la C100. Siamo andati a montare il freno Magura Sport, come vedete. Ecco lì. Siamo andati a rimuovere il freno anteriore. Abbiamo fatto passare tutti i cavi nella maniera più clean possibile. Abbiamo montato il sellino della Collective. E niente, qua c'è tutto il casino che ha lasciato la bici. L'ultima cosa da fare adesso è gonfiare le gomme e provare se tutto va come deve andare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Lasciate like, commentate, ditemi cosa ne pensate della nuova C100. E quindi da questo video inizieranno moltissimi video proprio di Bike Life. Quindi bella raga, noi ci vediamo con un prossimo video. Un salutone, un bacione, lasciate un like, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, link in descrizione. Attivate la campanellina così ogni volta che esce un mio video siete aggiornati su tutto. E noi ci vediamo con un prossimo video. Un salutone, un bacione e bella raga.